ci troviamo a Grigno, in Piazza Dante, sotto il municipio. E Grigno in Valsugana è il primo paese del Trentino salendo da Bassano del Grappa. È ferma volontà dell'amministrazione comunale promuovere tutti gli sport, in particolare quelli connessi alle peculiarità che il nostro territorio può offrirci. Mi riferisco in particolare al torrentismo o canyoning e alla speleologia. Per quanto riguarda il torrentismo abbiamo la Fora del Grigno, che è una fra le più belle d'Europa. Per quanto riguarda la speleologia abbiamo la Grotta della Bigonda, una fra le più lunghe a singolo ingresso, e la Grotta del Calgeron, oggetto di questa puntata, che è una fra le più suggestive del territorio. Sia per il torrentismo che per la speleologia è bene affidarsi a delle guide esperte che possono essere un professionista come Mirko o un'associazione come il nostro gruppo Grotte, oggi rappresentata da Marco. Siamo alla partenza del Sentiero della Pertica, a 1 chilometro dal centro di Grigno, un sentiero storico che porta sull'altipiano della Marcesina, e ad un certo punto volteremo a destra per prendere appunto la bretella che conduce alla partenza all'ingresso della Grotta del Calgeron. Fondamentale per percorrere il sentiero, visto che è un sentiero vero e proprio di montagna, è l'attrezzatura, in particolare le scarpe. Scarpe adatte, alte sopra la caviglia, con una suola, buona suola, comunque una suola Vibram. Venti minuti di cammino e siamo al bivio. Il sentiero principale prosegue per l'altipiano, tra l'altro un magnifico altipiano con maglie e pascoli stupendi, l'altipiano della Marcesina, come dicevo prima. Da qua prendiamo il sentiero. Un quarto d'ora siamo all'ingresso della grotta. Il sentiero diventa un po' più stretto, un po' più delicato. Bisogna chiaramente fare attenzione e ricordarsi scarpe adatte sopra la caviglia, suola Vibram o comunque da montagna, perché il sentiero è un sentiero, anche se a bassa quota, è un sentiero di montagna. Dopo 40 minuti di cammino siamo finalmente arrivati all'ingresso della Grotta del Calgeron. Il percorso è un percorso piacevole nel bosco, tra l'altro abbiamo visto anche un camoscio, anche qui a bassa quota comunque ci sono i camosci, perché il territorio, il terreno così roccioso si addice come habitat. La grotta si estende per 3,5 chilometri in totale, però con le escursioni che noi facciamo solitamente ci addentriamo per 500 metri. I primi 500 metri nel ramo principale, che sono la parte diciamo più facile, e comunque si vede la composizione dalla grotta, dalla Sala delle Vasche, che è qui all'inizio, fino poi al Lago Pasa. L'attività è nata un po' così, quasi per scherzo, quando un mio amico, accompagnatore del territorio, mi ha proposto, appunto, visto che è conoscitore speleologo del posto, mi ha proposto di accompagnare le persone all'interno della grotta, di provare. Abbiamo iniziato 3 anni fa, prima del Covid, e già dall'inizio abbiamo avuto
molte persone che sono venute e si sono divertite. Noi continuiamo tutto l'anno a fare questa attività perché la grotta, praticamente al di là di momenti, periodi di piena particolari, è sempre fruibile. Poi nella parte a metà circa c'è un passaggio, c'è un sifone solitamente allagato, in questo momento no perché per il periodo molto, molto secco. In questo canale allagato noi utilizziamo un canotto che è molto gradito, molto bello per i bambini che si divertono, insomma, a oltrepassare questo sperone di roccia attraverso questo canale d'acqua. Per visitare la grotta è necessaria un'attrezzatura adatta e noi forniamo appunto gli stivali, il caschetto con la pila frontale e il canotto appunto per fare questi due passaggi sull'acqua. Cosa saggia è comunque sempre bene affidarsi ad una guida, un accompagnatore di territorio, una guida alpina, perché comunque la grotta è soggetta a volte a delle piene. Bisogna quindi tenere monitorato un po' gli afflussi dell'acqua e quindi chi è sul posto sa dirvi esattamente se la grotta è fruibile o no. Un'altra cosa importante, perché è un ambiente, un ecosistema molto delicato, è molto appunto sensato avere rispetto di un ambiente simile, infatti con la guida anche si evitano certi comportamenti che magari possono essere un po' anche diciamo distruttivi, ecco. Ci sono delle concrezioni molto delicate, ci sono dei passaggi obbligatori da fare per evitare appunto di rompere, di rovinare quello che la natura ha creato in migliaia di anni. La grotta del Calgeron, come diceva Mirko, ha uno sviluppo di circa 3500 metri. È una grotta che si addice benissimo alle visite guidate, però mi piace ricordare che è ancora una grotta vergine, che ci sono dei rami ancora da scoprire. Ed è per questo che esistono dei gruppi speleologici, tra cui il gruppo Grotta Selva di Grigno e tanti altri in tutto il Trentino. Per prenotarsi basta consultare il sito dell'APT Valsugana e Tesino oppure digitare Grotta del Calgeron e trovate il mio numero di telefono e poi noi distribuiamo una locandina molto carina nei ristoranti, nei bar, insomma, della zona e anche poi attraverso le altre APT. Siamo usciti dalla grotta, una magnifica esperienza, grazie a Mirko e a Marco. È ora di andare a rifocillarci in una delle tante attività, bar o ristoranti del comune di Grigno.